con Elio Germano, uno dei protagonisti, anche se il protagonista più importante, di Alaska. Ciao. Ciao, buongiorno a tutti. Senti, che ti ha fatto dire sì a questo progetto, visto che Claudio ci ha raccontato di averlo scritto, il personaggio, pensando proprio a te, con la paura di dire, oddio, speriamo non dica di no, speriamo... No, ma il film è un film scritto talmente bene, è un film talmente raro da leggere, anche perché non viene da un libro di successo, da un fumetto di successo, da un altro film che è andato bene, è un film puro, vero, scritto, inventato, che racconta come mai i giorni nostri, le storie che ci capitano tutti i giorni, è una storia d'amore veramente come ne abbiamo vissute tante, in cui sono tutte le complessità, le contraddizioni e dove succede qualsiasi cosa, si passa dai carceri di Parigi alle sfilate di moda, a incidenti con le macchine, insomma ce n'è per tutti i gusti e soprattutto è un film molto sincero che racconta appunto tutte le complessità della vita oggi contemporanea, dove da una parte abbiamo le emozioni e cerchiamo emozioni a tutti i costi, dall'altra dobbiamo dare una soluzione alla nostra vita cercando di sopravvivere in un mondo che sicuramente non aiuta gli esseri umani, insomma, a trovare la felicità. Tu l'hai trovata la felicità? Felicità è una cosa che si trova a momenti, insomma, basta almeno cercarla, una cosa che si possiede per poco tempo, quindi insomma non bisogna illudersi che a un certo punto uno è felice. È una possibilità che ogni tanto ti sfiora questa cosa, soprattutto quando te ne dimentichi. Senti, qui sì, in questo film si parla diverse lingue, sì. Come è stato l'approccio al francese? No, è stato molto piacevole, anche questa è un'altra bella cosa del film, diversa da tutti gli altri film che siamo abituati a fare, ma una cosa che ci capita di vivere sempre di più, no? Doverci esprimere in un'altra lingua o magari mischiare tante lingue, ecco, questo film c'ha anche questa caratteristica qua. Essendo ambientato all'inizio a Parigi, poi a Milano, ci sono francesi che devono parlare italiano, italiani che devono parlare francese, e questo secondo me dà una ricchezza al film perché crea dei rapporti, insomma, con varie possibilità, sono gli italiani che parlano tra loro italiano per non farsi sentire dai francesi e viceversa, e quindi insomma dà un respiro internazionale al film, ma arricchisce anche appunto di contenuti, di possibilità le scene. Tra l'altro non verrà doppiato, verrà lasciato così, e questa è veramente, penso, una grande vittoria. Recentemente c'era Gabriele Muccino che infatti ha detto, oddio, ho sentito The Walk doppiato, non si può sentire, sì. E anche lì le lingue, no, sono usate, sì, con un criterio, proprio come qui. Sì, io da attore ovviamente sono un po' sempre sconvolto dal doppiaggio, perché è una copertura di un lavoro fatto da un collega, e quindi uno vorrebbe sentirlo così com'è, come se uno sentisse la musica con la voce invece di quel cantante fatta da un italiano che ricanta la stessa canzone in italiano. Insomma, è vero che la capiamo meglio, ma forse perdiamo delle cose in più, nonostante abbiamo i migliori doppiatori del mondo che hanno una professionalità enorme e che riescono a farci dimenticare magari dell'interpretazione originale, sarebbe giusto mantenere magari i film doppiati, ma avere la possibilità di vederli al cinema in lingua originale, perché per me che faccio l'attore è abbastanza una violenza il doppiaggio, insomma, per cui mi piacerebbe avere la possibilità di vedere, non doverli per forza scaricare illegalmente per vederli o comprare il DVD quando esce, film, come dire, così come vengono presi, no? Così come la macchina da presa registra. E allora, per vedere un film così com'è nato, ve lo presenteranno il 5 novembre senza doppiaggio. Il 5 novembre al cinema, Alaska, questo bellissimo film qua.